Buonasera, buonasera, ben arrivati a questa nuova puntata di Semi di Speranza su Popolo della Famiglia TV. Grazie per essere qui con noi, vi chiediamo un mi piace o un condividi. E questa sera abbiamo con noi Cinzia Amoruso e Mimmo Armento che ci parleranno in maniera ampia di Ingannevole come l'amore. Contrariamente alle altre volte, iniziamo direttamente con l'intervista perché Cinzia e Mimmo sono in treno. E quindi poi ci racconteranno anche il motivo per il quale sono in treno. Grazie per essere con noi, Cinzia. Grazie, Mimmo. Ciao, grazie a te, speriamo di sentirci bene. Sicuramente, guarda, noi ci siamo affidati ai padroni, no? Ci sarà un santo padrono dei telefonini da qualche parte, appunto. Sì, da qualche parte ci sarà. Sicuramente ci sarà. Allora, ragazzi, diritta proprio a gamba tesa. Perché ingannevole come l'amore? Come nasce? Per chi nasce? E a chi è destinato? E come esce allo scoperto? Come arriva a tutti? A voi la parola. Allora, in realtà il Comune è un progetto che nasce con, da un'idea, insomma, nata in seno alla collaborazione tra noi, quindi Mimmo e Cinzia, con due frati che una sera, due frati minori, padre Mimmo Cattolini e padre Roberto Palmisano, che una sera vengono a trovarci e ci chiedono di pensare a qualcosa per dei giovani e quindi qualcosa che riguardasse l'affettività, la cura dell'affettività. E quindi nasce questo progetto. E adesso qual è l'idea? Quella di rivolgerci sia a giovani single fidanzati e quindi indirizzandoli, come dire, affettiva, ad una maturità umana, psicologica e spirituale, ma nella ricerca di se stessi, nella ricerca di un partner. Questo un po' è l'idea. E tutto quanto si basa a partire dalla nostra esperienza di coppia, ma anche dall'esperienza, ecco qui può intervenire anche Mimo, dall'esperienza che lui ha ormai da tanti anni come psicologo psicoterapeuta. Il progetto si chiama Ingannevole come l'amore perché la parola amore è quella che è usata di più per ingannare noi stessi e l'altro, cioè in sostanza quando pensiamo di essere dentro un sentimento di amore, dentro una buona intenzione, ci assolviamo dal bisogno di capire se poi siamo realmente dentro una verità, ci sentiamo come autorizzati a fare tutto e il contrario di tutto. E allora in questi corsi, in questi workshop, proviamo a disegnare una mappa che provi a definire dei tratti anche oggettivi dell'amore nuziale, dicendo che appunto l'amore nuziale è garanzia di felicità, ma quando appunto è amore nuziale, non quando viene chiamato così soltanto a partire magari da un sentimento soggettivo, da uno stato d'animo o da ripetere cose che ho già visto nella mia storia, eccetera, eccetera. Quindi, durante questi corsi, oltre che testimoniare e contagiare con un grande entusiasmo, perché queste cose non le facciamo stile conferenza, ma è ballo, dinamica, attività, giochi, festosità, e chi viene a fare l'esperienza di coppie felici, di con tanto di bambini che ballano, che si muovono, che fanno cose belle, quindi chi viene intanto assapora la bellezza di una felicità nuziale dal vivo, e poi Possibile, una felicità Poi si possibile. sente anche raccontare, non solo con testimonianze, ma anche con concetti, con criteri proprio concettuali, poi come dire, una mappa in vera e propria di ecco, A, B, C, D, queste sono delle componenti essenziali dell'amore iniziale. Cioè, nel E quindi senso avvenito, questo. scusami Mimmo, nel senso durante questi incontri, perché mi viene da dire seminari, convention, oggi ci sono N, però quello che percepisco da ciò che dite voi è, cioè, si può proprio toccare con mano la bellezza dell'annunzialità, la bellezza di un amore sponsale vissuto appieno e la bellezza della famiglia, cioè si tocca proprio, Certo, no? ma infatti Ok. la prima cosa è questa, le persone che vengono nei corsi, non importa se sono fidanzati o singole, eccetera, in realtà non hanno normalmente un'esperienza intorno a loro di felicità nell'amore iniziale. È triste un po' questo, però in giro non c'è molta coscienza che
il matrimonio è gioia, è felicità in se stesso, perché appunto, come dire, a volte i rapporti di coppia sono basati su altro, come dire, non rispettano questi principi, non rispettano questo. Allora chi viene ai workshop intanto fa l'esperienza, cioè vede che le persone sono felici, si fa una domanda e quindi comincia anche a interrogarsi su come può nel proprio rapporto di coppia andare avanti, superare dei step, sciogliere degli ostacoli, eccetera, eccetera. Per esempio, non so, Manuela, se una persona si rende conto di aver imprigionato l'altro nelle proprie trappole di autosabotaggio, è ovvio che sta usando l'altro come rifornimento narcisistico per sé. Quindi sì, può anche stare bene da un certo punto di vista, ma non può mai essere felice perché non permette all'altro di tirarmi fuori dai miei quadrati, dai miei schemi di autosabotaggio, cioè dai nudi con cui io rifornisco il mio narcisismo. Perché per esempio se io sono una persona dipendente, per dire, noi ho bisogno di qualcun altro che pensi per me, che mi guidi, eccetera, eccetera, sì, magari posso anche aver trovato nell'altro una persona che fa questo, ma a un certo punto la vita mi darà il conto di questa dinamica, e comunque io non sarò cresciuta, e comunque io proverò un'invidia, un odio di sottofondo, una gelosia della soddisfacca, e tutte queste cose, anche se sembra un amore nuziale, la gelosia, il possesso, l'attaccamento, di fatto non rendono felici, anzi, consumano entrambe le persone. Quindi alla fine, a distanza magari di 5 anni, 10 anni, 20 anni, uno può dire non, l'amore è finito, non eravamo compatibili, cavolate varie. Ma in realtà era perché l'amore nuziale non lo si è veramente agganciato, lo si è scambiato per esempio per codipendenza, per una sorta di rifornimento narcisistico reciproco. O forse si è lasciato spazio, perché voglio dire, poi stare insieme... amarsi è quotidiano, è tutti i giorni, e ogni giorno, dalla mattina alla sera, alla notte, è un continuo, è un H24. E se c'è una piccola crepa e in quella crepa entra qualcosa, o la crepa si chiude, bisogna essere consapevoli e accorgersene anzitutto. Ma se la crepa non la si individua e non la si chiude, non ci metti una toppa, come si dice a Roma. Lì inizia il dramma. Poi addirittura se invece non arriva anche al matrimonio già con le crepe è ancora peggio, no? Quindi in qualche modo bisogna prima riconoscere le proprie aree di vulnerabilità, le proprie aree di sabotaggio, e aver fatto già l'esperienza durante il fidanzamento di essere salvati dalla presenza dell'altro, cioè che l'altro è un'occasione per me per diventare una persona migliore, quindi per sanare le mie crepe, per crescere, per diventare più integra. Allora, se nel fidanzamento si fa questa esperienza reciproca, dove tu aiuti me a crescere, io aiuto te a crescere, il matrimonio, come dire, cioè si parte già da una base positiva di fiducia, di speranza, che qualunque crepa troverò in me, io mi posso fidare dell'altra persona che vuole il mio bene più di me. Cioè lo percepisco come profeta, come qualcuno che mi aiuta a, che mi dà speranza, mi dà fiducia, mi aiuta a risanare la mia crepa. Ok, qui se parliamo di crepe personali, invece se parliamo di crepe di coppia, uno degli slogan che noi usiamo nei nostri workshop è: quello che non si condivide divide. Cioè basta pochissimo perché una coppia da, invece che un processo di familiarizzazione, cioè di diventare gli uni, i due una carne sola, mettono in atto un processo di estraneizzazione. Oppure per esempio non posso stare bene con te se prima non sto bene senza di te. E quindi in questi corsi aiutiamo, sveliamo un po' le possibili crepe, sveliamo un po' le possibili ferite che ci portiamo dentro, perché una volta riconosciute non siamo per noi, come dire, degli impedimenti, non siamo per noi dei sabotaggi, ma diventino delle risorse da cui partire, non siano limiti, ma siano occasioni per stare bene. Il tutto dentro una atmosfera molto speranzosa, gioiosa, cioè mai niente può chiudere, può fermare, se c'è buona volontà, la volontà di allearsi, tutte le situazioni si possono risolvere, si possono riprendere, risollevare. E noi offriamo testimonianze di persone che hanno fatto questo, sia a livello personale che a livello di coppia, e quindi i corsi non sono affatto, come dire, una sorta di conferenza, non danno l'impressione di avere dei limiti e pace, non hanno un effetto deprimente sulle persone, hanno invece un effetto di speranza, molto vitalizzante. Molto vitalizzante. Sì. Per esempio, una cosa che le persone ci testimoniano è questo, che dopo il corso non possono
più dire che non ci sia felicità, non possono più dire che la gioia non esiste. Ecco, molte persone si sono, come dire, abituate a sua parte a uno stato di, come dire, di penombra a livello affettivo. Magari possono... Pronto? No, è caduta la linea. Panico. Vediamo un attimo. Ci siete? Allora, come avete sentito, sia Mimmo che Mimmo e Mimmo e Cinzia sono in treno e quindi forse potrebbe essere caduta la linea. Grazie per tutti, grazie a chi, a Lilli, grazie a Danilo, grazie a Mario, grazie a Corrado. Intanto ne approfitto per fare l'appello. Ci siete? Pronto? Ok, fantastico, perfetto, era caduto. Io stavo ringraziando e intrattenendo i nostri ospiti e quindi... Allora, stavamo appunto dicendo, a me la cosa che ha colpito nel momento in cui è caduta la linea era quello che stavi dicendo tu, Mimmo, no? Cioè, nel senso, le coppie arrivano a questi workshop senza sapere che cosa li aspetta, un po' a scatola chiusa, se ho capito bene, correggimi se ho malinteso. Beh, sì, un po' di sorprese le prepariamo. Sì, certo. Che stanno venendo a fare un'esperienza bella, profonda. E però sì, un po' di sorprese gliele prepariamo. Quindi, e alla fine sono contenti di ricevere queste sorprese. Esattamente, quindi arrivano e c'è questa bella sorpresa, ma se ho capito bene, la più bella sorpresa con la quale si parte, cioè si torna a casa dopo questi workshop è dell'aver scoperto l'impossibilità della mancanza della felicità. È un po' arzigogolato, ma hai capito quello che voglio dire? Che è possibile, si torna a casa con la certezza che è possibile costruire una vita felice insieme. È possibile, esatto. Bisogna impegnarsi, crederci, ma è quello che noi abbiamo è la felicità, è una scelta. Significa tante cose, adesso vediamo quelle che riusciamo magari a dirci, ma una cosa fondamentale è questa, che le persone hanno in realtà paura di essere veramente felici. Quello che cercano è un po' un adattamento, una sicurezza, un senso di normalità, di tranquillità, di controllo sulla vita, ma non di veramente di una felicità. E quindi aiutarli a spalancare le braccia, ma realmente, cioè non a cercare semplicemente un accomodamento nella vita, non semplicemente qualcosa così per andare avanti, ma allargare le braccia per cercare di più, è veramente una scelta di apertura. E poi i nostri corsi puntiamo molto sulla consapevolezza che le persone hanno, come dire, quasi l'inquietudine di essere felici, e hanno quasi paura, come se non se ne sentissero degne. E questa è una posizione universale dell'uomo. Sembra poi che abbiamo un senso di colpa nel vivere, come se dovessimo pagarcene il riscatto, come se dovessimo meritarcelo, la felicità e la gioia, ok? Allora, il nostro costo è come se mantenessi questo presupposto sciocco, dicendo che noi possiamo scegliere di aprirci alla felicità come dono, cioè e questa felicità, questo permesso di esistere, lo chiamiamo proprio così, a partire dall'analisi transnazionale, questo permesso di gioire di esistere, non ci viene dai nostri meriti, non ci viene neanche dalla mamma, dal papà, dal nostro passato, non ci viene dai condizionamenti che abbiamo subito, dalla cultura. Questo permesso di esistere ci viene da Dio. E noi Dio lo facciamo immaginare come un sorriso, prima di tutto, un sorriso benedicente. Lo facciamo immaginare a partire dalla nostra ragione, cioè non a partire da una rivelazione, ma innanzitutto dall'intuizione della nostra ragione, che ci sono perché un altro con la maiuscola mi ha voluto bene. E allora per me questo dice anche di più, è un dovere, è una scelta, ok, di prendere la vita allargando le braccia. Io voglio dire grazie di questo giornale, voglio dire grazie di questo momento. Allora, la psicologia positiva ha dimostrato abbondantemente che non è vero che le persone felici sono quelle che ringraziano di più, ma sono le persone che ringraziano ad essere felici. Cioè le persone abituate a ringraziare per quello che stanno vivendo sono le persone che hanno una maggiore felicità, a livello di soddisfazione di vita, qualità di vita, a livello di relazione, a livello di salute fisica, di benessere a tutti i livelli empiricamente rintracciabili e dimostrabili.
ma ringraziare, Pamela, ringraziare, non si dice solo ringraziare mia moglie, mia amica, ringraziare qualcuno al di là di tutto, cioè riconoscere che la vita è dura, riconoscere che questo paesaggio è per me, questo panorama è per me, questa bellezza è per me, questa vita è per me. Allora nel momento in cui riconosco che un altro me la dono, io sono riconoscente, allora questo riconoscimento, questa riconoscenza, questa gratitudine fanno il punto di ottenersi della persona che si sente di casa nel mondo, cioè si sente che ha diritto a essere felice. Allora una persona che sente il diritto di essere felice, immaginate come un bambino amato dei genitori, un bambino che cercherà più felicità nella vita, che eviterà, diciamo così, delle brutte esperienze perché ha il senso del bene. Allora questa non era un uomo che tempo di ottenere, lo diceva da Dio, dall'intuizione di Dio che ti vuole bene, cercherà nella vita il bene, cioè non si accontenterà di cose mediocri, non si accontenterà di attaccamenti, cercherà quello che è bello e buono, farà scelte di bene. E quindi non si coglie da questa, diciamo, l'inversione di questo scritto. Di per me la gente, facciamo tanti palloncini con gli smile, le piante palloncini che ci aiutano a recuperare le nostre di bambini che giocano, che si divertono, proprio perché il principio al fondo siamo un bene e si che perso. Ci sei, Mimmo? Mi sa che è stato un momento, peccato perché Mimo stava esprimendo un concetto meraviglioso che è quello della bellezza che viene da qualcun altro, da qualcuno che è molto più in alto di noi, che ci ama e che, al quale è necessario spalancare le braccia perché lui stesso ha spalancato le braccia per noi e ci ha amato di un amore grandissimo, quindi se noi siamo consapevoli che questo amore così grande ci è dato e che per questo amore siamo stati creati, durante il corso della nostra vita noi non ci accontenteremo di qualcosa di meno di un amore così grande. Quindi questo è il concetto che in maniera eccellente stava esprimendo Mimmo prima che cadesse la linea, ma ovviamente loro sono in viaggio, si stanno spostando da Roma a tutta colpa della TAV. Esatto, Danilo. E quindi è caduta la linea, adesso speriamo di riuscire a riprenderli perché siamo arrivati neanche a meno della metà della nostra chiacchierata, che comunque ci sta portando una realtà, ci sta informando, portando una realtà che è molto conosciuta, molto diffusa e nasce, diciamo, da una risposta a una chiamata che hanno ricevuto Mimmo, ecco, che hanno ricevuto Mimmo e Cinzia per poter dare la possibilità anche ad altri di conoscere e riconoscere la capacità e la possibilità di essere felici, perché quello che diceva Mimmo era appunto questo, era che dobbiamo essere capaci di riconoscerci meritevoli di felicità e meritevoli di poter dare la felicità agli altri. Ci siete, ragazzi? Sì. Eccoci. Stavo un attimo riassumendo insomma la grossa parola, perché non ho la tua capacità né la tua conoscenza né la competenza, però diciamo quello che riassumevo di questi primi 20 minuti di chiacchierata è fondamentalmente di la missione di Ingannevole con amore, come l'amore, è quello di risvegliare la consapevolezza dentro ciascuno di noi di essere meritevoli di amore e meritevoli di dare amore. È un po', diciamo, ecco, cercato di riassumere magari in maniera maldestra, correggimi se ho sbagliato, correggetemi ragazzi, perché ci siete? No! È proprio colpa della TAV, c'ha ragione Danilo. Niente, riproviamo di nuovo, ragazzi, abbiate pazienza, io mi scuso, però avevamo fissato questa intervista con loro e volevamo in tutti i modi tenere fede a questo impegno, perché era necessario
era necessario poterli avere come ospiti. Vediamo. Oh, signore mio. Allora, non ci credo. Un attimo solo. Niente, abbiamo dei problemi con la linea, purtroppo ragazzi sono desolata, ma dobbiamo interrompere, esatto, dobbiamo interrompere la nostra la trasmissione di questa sera. Sì, sono le gallerie, Cristiano, il problema è che cade la linea e non riusciamo a richiamarli. E quindi sono desolata, mi scuso con tutti voi. Cercheremo di prendere di avere nuovamente sia Mimmo che Cinzia e Mimmo durante una prossima puntata di Semi di Speranza. Vediamo quando potranno darci una prossima disponibilità, perché purtroppo non riusciamo a metterci in contatto con loro. Quindi mi scuso, chiudiamo qui questa puntata in forma più breve. Facciamo tesoro di quello che ci hanno già raccontato i nostri ospiti durante questa prima parte, della puntata. Vi do appuntamento a venerdì prossimo. Vi chiedo scusa, purtroppo accade ed è accaduto. Un abbraccio a tutti, buona domenica, alla prossima. Ciao, grazie.